Ciao amici del tubo, oggi parliamo di DJI Mavic Pro 3, visto che si è riattivato il nostro amico Osita LV, ma parliamo anche di DJI, visto che è nel mirino. Si parla di applicazione dei sistemi Android che raccoglierebbe dati personali a insaputa degli utenti. Partiamo prima da questo discorso legato ad Android, al sistema Android e alle applicazioni della DJI. Si parla di DJI Go 4, quindi Mavic Pro 2, Mavic Zoom, Mavic Air 1 e Spark, oltre a droni più professionali come l'Inspire. Due società di sicurezza hanno diramato dei comunicati in cui parlano proprio di un problema legato alla privacy della DJI Go 4. Hanno fatto due comunicati separati, sono due società distinte. Non si tratta di un problema di sicurezza, ma di privacy. Fate calcolo che la notizia poi è stata diramata dal New York Times, quindi non l'ultimo dei giornali americani. L'applicazione DJI per sistemi Android raccoglierebbe una quantità enorme di dati personali dei piloti. Sapete già, ve ne ho già parlato in altri video, di come l'America stia finanziando alcune società, come per esempio la Skydio, per la produzione di droni anche militari. È una sorta di aiuto di Stato alle proprie imprese e c'è l'intento di puntare il dito verso altre società, soprattutto DJI che è leader nel mercato, dicendo che c'è proprio un problema di sicurezza dei dati personali. Una casa che sta usufruendo di una collaborazione con l'esercito americano non è USA, ma è la Parrot, che è una casa francese, e casualmente queste due società che hanno diramato questi comunicati sono società di sicurezza che trattano proprio di sicurezza anche in ambito privacy. Vi dicevo, una di queste due società è proprio francese, si chiama Synactive, l'altra è americana e si chiama Grim. Hanno scoperto, detta loro, che la DJI Go 4, oltre a prendere un grosso quantitativo di informazioni dagli smartphone, dai device utilizzati, è detta loro, la DJI ha una possibilità di aggiornare l'applicazione aggirando un meccanismo di revisione che ha Google. È un meccanismo proprio legato alla privacy degli utenti e per questo motivo potrebbe essere in contrasto con i termini di servizio per gli sviluppatori di applicazioni per il sistema Android. I francesi sostengono anche che quando l'applicazione sembra chiusa, in realtà in parte lavora ancora e acquisisce dati. Si sta parlando di possibilità di accedere a dati della rubrica telefonica, alle risorse hardware, e lì andiamo sul pesante, si sta parlando di posizione GPS, microfono, camera. Il rischio più grande è quello che terzi si impadroniscano e prendano il controllo dello smartphone di un utente. Capite bene che con i nostri telefoni ormai facciamo di tutto. Abbiamo anche le password per quanto riguarda i sistemi bancari, le carte di credito. È una cosa molto delicata, l'accusa è grave. Dall'articolo che ho preso vi leggo davvero che secondo i ricercatori Grim, quindi gli americani, l'applicazione sarebbe anche in grado di installare applicazioni arbitrarie, quindi che funzionano da sole, sfruttando il kit di sviluppo, quindi aggirando ancora una volta i sistemi che ha Google di controllo. L'applicazione in questo caso condividerebbe le informazioni, sto parlando delle informazioni personali degli utenti, con Weibo. Weibo è un kit di sviluppo, in questo caso sì, c'è il rischio che i dati personali passino a terzi tramite questo kit. Uno dei rischi ancora è quello che vengano installate delle applicazioni dannose al fine di, tra virgolette, ricattare l'utente. Quali altri dati abbiamo nel nostro telefono? Abbiamo il numero di telefono, abbiamo i dati della SIM, il numero di serie della SIM stessa. Da lì la polemica dei francesi che sostengono che per utilizzare un drone accedere a dati della SIM non servirebbe per nulla. La DJI comunque non è stata a guardare, ha risposto, era una risposta d'obbligo, ha risposto direttamente e giustamente al New York Times, conferma che l'applicazione può forzare gli aggiornamenti, ma dice che questa misura è stata presa per evitare che degli utenti, tra virgolette, smanettoni, modificano la app per andare a sbloccare le no-fly zone. Vado a leggere le parole di Schulman,
che è il portavoce della DJI che si è interfacciato col New York Times. Questa funzione di sicurezza nelle versioni Android di una delle nostre app di controllo del volo ricreativo impedisce a chiunque di provare a utilizzare una versione compromessa per ignorare le nostre funzioni di sicurezza, come i limiti di altitudine e geofencing. Se viene rilevata una versione compromessa, agli utenti viene richiesto di scaricare la versione ufficiale dal nostro sito web. Questa funzione, precisa Schulman, non era presente nel software utilizzato da governi o da aziende. Qui si mette al riparo da possibili davvero problemi giudiziari, perché sta affermando qualcosa che, tra virgolette, sta dando ragione alle due società di sicurezza. La DJI ha la possibilità di forzare gli aggiornamenti, anche a insaputa, tra virgolette, dell'utente. Stiamo parlando tanto di Android, ma per iOS, per i sistemi Apple, questi sistemi sono totalmente assenti per le versioni iOS. A differenza di Google, l'Apple Store è autorizzato a lavorare nel mercato cinese. Quindi anche in Cina ha un canale ufficiale la DJI, dove può trasmettere direttamente gli aggiornamenti all'applicazione. Invece per i sistemi Android, l'applicazione DJI Go 4 deve per forza affidarsi ad un terzo soggetto, a un workaround, questo è il termine tecnico. Può essere proprio questo il motivo per cui l'applicazione per i sistemi Android può ricevere aggiornamenti diretti. È comunque una cosa pericolosa, è comunque una cosa che è stata svelata e va a mettere qualche sassolino nelle scarpe alla DJI, che già i suoi problemi col governo americano li ha. Ci sono comunque dei siti come DJI Ax, mi sembra che si chiami così, che propongono delle applicazioni che bypassano i sistemi della DJI, quindi non si hanno più limiti di altezza, di distanza, si forza l'FCC mode, quindi per quanto riguarda per esempio il Mavic Mini si forza una potenza del segnale maggiore che in Europa non è permessa. Io, a dir la mia, sconsiglio sempre questi tipi di applicazioni anche per un discorso, oltre che di garanzia, perché non vi coprono più, ma anche per un discorso di regole: non succederà mai nulla, ma state volando in maniera totalmente illegale. Altro che mappe di D-Flight, qui si tratta proprio di avere truccato il proprio drone. In realtà è sempre stato così il discorso, mi ricordo nel 1990 quando truccavamo i motorini con le marmitte fuori regola, però qui si sta parlando che siamo nel 2020 e abbiamo dei sistemi che alla fin fine ci potranno tracciare. Transponder lo insegna, transponder che sarà un obbligo dal gennaio del 2021 per tutti i droni di peso maggiore uguale a 250 grammi. Questa è una mia opinione, prendetela come la volete. Io mi trovo benissimo a volare con la DJI Fly o con la DJI Go 4, non ho bisogno di nient'altro. Se ho dei limiti mi adeguo, se quei limiti lì li voglio superare perché sono troppo riduttivi, come la potenza del segnale del DJI Mavic Mini, mi sono preso il DJI Mavic Air 2. Tutto qua. Passiamo adesso a qualcosa di più allegro, DJI Mavic Pro 3. Vi ho già detto in altri video, ve li lascio qui magari, che la data di uscita dovrebbe essere fine settembre 2020, non manca molto. Il nostro amichetto Osita LV, che da anni pubblica su Twitter delle immagini, fa trapelare informazioni sul mondo DJI. Guardate cosa ho scovato sul web, queste sono delle immagini che aveva messo in merito al DJI Mavic Pro 2. Come vedete, ci aveva praticamente beccato, aveva delle informazioni corrette. Guardate i disegni, si sta parlando proprio del Mavic Pro 2. In questa settimana sono uscite immagini di un possibile DJI Mavic Pro 3. In realtà ho letto anche un articolo di Drone DJ, sito che consulto sempre. Le immagini sono trapelate da un brevetto che è stato depositato dalla DJI all'ufficio brevetti cinese. Nella foto vediamo una fotocamera più grande, una batteria aggiornata, si parla di nuove posizioni dei sensori. Prendetelo con le pinze, non è che siamo sicuri che si tratti del Mavic Pro 3 al 100%. Visti i tempi, però, è probabile che lo sia. Il brevetto ha un titolo semplice: veicolo aereo senza equipaggio, grandissima fantasia. Ci sono delle scelte di design particolari, partendo dalla telecamera di cui avevamo già parlato. La telecamera è più grande, abbiamo questo design più a scatola, anche di questa cosa ne avevamo parlato nel video scorso. Ci sono i bracci cardanici del gimbal più affilati rispetto al Mavic 2. L'obiettivo della camera, che sembra proprio essere contenuta in un box, è circolare. Questo potrebbe essere un vantaggio grande, perché come il mio Mavic Air 1, se avesse la ghiera avrebbe la possibilità di montare
utilizzare molto più comodamente e in sicurezza i filtri ND o i filtri polarizzati. Guardando la batteria vediamo il solito pulsante in alto di accensione con l'indicatore luminoso dello stato della batteria, dello stato della carica. Si vede anche il sensore di rilevamento degli ostacoli rivolto verso l'alto, l'elemento che vedete al numero 10. Questo proteggerebbe il drone dallo scontro con qualcosa sopra di esso. Abbiamo i sensori anche dietro. Cosa possiamo aspettarci da questo drone? Ovviamente un Oculus Sync 2 minimo, quello che ha anche il Mavic Air 2, oppure ancora un miglioramento, quindi un Oculus Sync 3.0, anche se davvero con i limiti che abbiamo di distanze nella regolamentazione europea, il sistema Oculus Sync 2.0 è già perfetto, io lavorerei su altro. Su cosa? Sull'Active 3.0 lo migliorerei, perché noi abbiamo lo Skydio, o l'azienda Skydio con i suoi droni, lo Skydio 2, ma anche il nuovo X2, sono loro il riferimento, l'obiettivo è puntare lì. Sarebbe anche bello che l'applicazione DJI Fly migliorasse ancora, introducesse nuove funzioni come la Waypoints, oppure dal punto di vista fotocamera introducesse dei controlli manuali migliorativi, che sono per esempio nella DJI Go 4. Sto parlando dei livelli di regolazione dell'immagine. Staremo a vedere, queste sono solo fotografie, ma manca davvero poco. Un'estate e poi ci troveremo ancora qui sul mio canale a parlare di DJI Mavic Pro 3. Vi invito quindi a iscrivermi e a seguirmi anche sui miei social, Facebook, Instagram e Telegram, il canale dove pubblico offerte, le offerte che trovo sul web. Io ora vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!